tre giornate alla fine del campionato, oggi è davvero fondamentale. Fischia l'arbitro, comincia Next Gen. Pineto, buona partita. Ancora Juventus, Asa, largo per Damiani. Conclusione forte, alta, ma Juve che inizia bene con il primo squillo di Samuele Damiani. 4 gol in questo campionato, cerca il quinto. Sekulov, bravo a partire, a bruciare un uomo, va via ancora in dribbling. Grande accelerazione di Sekulov. Fino in fondo, grande uscita di Tonti. Ma Sekulov ha dimostrato, come al solito, le proprie doti da velocista. Nonge torna dentro, perde palla, attenzione, opportunità destro e arriva il vantaggio del Pineto, palla persa da Nonge e vantaggio per gli abruzzesi che arriva con il gol di Villa. Ci arriva la Juve, all'indietro Asa. Nonge vuole farsi perdonare, va fino in fondo, palla per Sekulov, pareggio immediato, Nicola Sekulov, 1-1, che iniziativa di Josep Nonge, che dopo l'errore sul gol del Pineto fa un assist stupendo per Sekulov, che non sbaglia, è parità. È durato meno di un minuto il vantaggio dei padroni di casa, Nonge, serpentina, slalom gigante, tocco per Sekulov e poi è lui stesso il belga ad andare a riprendere il pallone. Cerca le finte contro Asa, mette il cross basso, palla che rimane lì, da fare alla toccata e poi Juve che riesce a liberare l'area. Punizione battuta, Juve che ha già recuperato. Sekulov va nello spazio con Asa che vede Nonge, non ha marcatura, ora Nonge entra in area, deve affrontare la difesa. Nonge se la sposta sul sinistro, a lato di pochissimo, opportunità per ribaltare tutto, Asa per Nonge. Juve ad un passo dal gol. Vuole andare Gambale che mette in difficoltà Pedro Felipe, tocca dietro Manu, da Fara in due tempi, blocca. Si fa vedere il Pineto con la conclusione da fuori di Denis Manu. Va Rui col sinistro, palla che rimane lì in area piccola con la deviazione di Stramaccioni, c'è rimessa dal fondo, erano in agguato in tanti sul secondo palo. Tiene sul terreno di gioco, bella la finta su Stramaccioni, opportunità, palla dentro, deviazione sul fondo ad un passo dal 2-1 il Pineto con da Fara in tuffo, bello il cross di Jambé con Denis Manu, ha cercato la spaccata per fare 2-1, non ha trovato la porta. Inserimento interno di Amadio, Gambale, c'è un blocco dell'arbitro su Damiani, bella finta di Volpicelli che salta Damiani, gran parata di Daffara che riesce ad intervenire. Tocco laterale con l'atterramento su Sekulov, ma si prosegue, c'è anche lei, bella imbucata, anche lei davanti al portiere, anche lei fino in fondo, Lorenzo anche lei, non sbaglia, 2-1, la ribalta la Juventus, appena entrato in campo, anche lei è decisivo. Terzo gol in campionato per il classe 2005, all'improvviso la Juventus con una grande ripartenza trova il modo di pungere, trova il modo di incidere, grande idea per mandare anche lei che riesce a spiazzare Tonti. Volpicelli conta i passi, va col sinistro da Fara, strepitoso a salvare la porta. C'è Guerra, c'è anche Angelé, numero di Imbangula per servire Angelé, Guerra col sinistro, i piedi di Tonti a tenere ancora galla al Pineto, la Juve però continua, Damiani si presenta in zona tiro, seconda chance per Guerra, di nuovo Tonti a dirgli di no, Tonti la porta avanti guadagnando un po' di campo ma deve fare in fretta, cerca questo lancio alla disperata, non ci arriva nessuno del Pineto, si accartoccia da Fara, finisce la partita, la Juventus Next Gen batte 2-1, il Pineto si qualifica per i playoff, una partita
molto buona per i ragazzi di Brambilla, che ne sono riusciti a ribaltare tutto con le reti di Sekulov e di Angelé. Un traguardo importantissimo per i bianconeri, che centrano i playoff per la quarta volta nella storia della Next Gen.